Coronavirus, protezione civile, superati 2.000 morti, ma curva non cresce, 23.000 positivi, trend stabile, si spera consolidare in due giorni, oltre 2.100 vittime finora in Italia per il Covid-19, per la precisione 2.158, ma il trend di contagi è stabile, se non in calo. Le ultime cifre sui malati nel paese accendono una prima fievole speranza. La curva dei nuovi infetti, ora all'11,9%, non cresce più al ritmo che si temeva. Sono complessivamente 23.073 le persone positive, con un incremento rispetto al giorno precedente di 2.470, quando l'aumento invece era stato di 2.853, un dato che però non comprende i numeri di Puglia e provincia autonoma di Trento. Anche in Lombardia, la regione più colpita, la spinta percentuale non è in aumento. E sui dati generali, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolinea: ci sono 414 nuovi guariti, più di ieri, ma aumentano i malati in terapia intensiva. 179 in più, per un totale di 1.851 in tutta Italia e un aumento in Lombardia, complessivamente 823. A guardare i dati con fiduciosa attenzione è anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Una decrescita degli aumenti è un bello simoro, è un segnale di quanto potrebbero darci tutte le misure finora intraprese. Va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni. Uno spiraglio arriva anche sul fronte dell'approvvigionamento di mascherine a più alta protezione, utilizzate in particolar modo nelle terapie intensive. Dopo l'allarme sul rischio di esaurimento scorte in Lombardia lanciato dall'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri, a breve si avvierà la produzione nazionale di mascherine, che è prevista anche nel decreto Cura Italia. Ricevo richieste di tantissime aziende che si propongono di produrle, spiega Borrelli. L'iter per la fabbricazione, secondo quanto prevede il nuovo provvedimento varato in queste ore, è stato velocizzato ed ora per la realizzazione di mascherine di tipo chirurgico sarà necessaria la sola autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, in deroga alle norme vigenti. Inoltre sarà possibile produrre, spiega il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, mascherine non sanitarie, ma filtranti, pensate per tutti i cittadini e lavoratori, per l'uso quotidiano, che possono essere acquistate direttamente dalle regioni o dal commissario Arcuri. Ciò calmierà i costi e consentirà a tutti di avere un dispositivo che non togliamo agli operatori sanitari. A dare il proprio contributo saranno anche le laborazioni sartoriali presenti in alcuni istituti penitenziari dove vengono impiegati i detenuti, che potrebbero essere immediatamente riconvertite per iniziare a produrre le mascherine di tipo chirurgico. Fonte: ANSA. 17 marzo 2020. http://www.ansait.ca/n/a/l/u/t/e/b/n/s/s/r/sanita2023/16/coronavirus. L'appello degli infermieri non c'è più. TMPO/B/D575/8. 98A466A722 7A107AC0950FHTML.